I motori turbofan con high bypass in uso almeno dagli anni 70 del XX secolo non possono produrre scie di condensazione, poiché l'80% dell'aria che li attraversa non entra nella camera di combustione. Allo scarico, quindi, i gas incombusti sono relativamente freddi. Ciò implica che i propulsori attuali non possono in alcun modo generare scie di condensazione. Il ricercatore statunitense Dan Wigginton asserisce: i motori a reazione non producono scie di condensazione, se non in condizioni rarissime, e comunque gli aerei che eventualmente generano una breve ed effimera contrail sono troppo alti per essere visti da terra. In realtà, la maggior parte delle persone non potrà mai vedere una vera scia di condensa in tutta la sua vita.